È bello essere una città del calcio in tutti i sensi, sia per il tifo nostrano della nostra squadra della Fiorentina, sia anche per gli azzurri, perché rappresentano il paese, rappresentano il meglio del calcio che noi abbiamo, e Firenze, a Firenze piace primeggiare in tutti i sensi, perché è una grande storia e quindi ci piace essere accanto agli azzurri. Vedevo che parlava con Davide Astori, un po' è sorpreso, penso anche lei, da questo primato continuativo della Fiorentina, che insomma, voglio dire, si sta confermando comunque una certezza del campionato italiano. È bella soddisfazione, soprattutto vedere la Fiorentina vincere e giocare benissimo. Ieri ha fatto davvero una bella partita, ho fatto i complimenti a Astori, congratulandomi anche per la sua convocazione, se la merita, è un ragazzo in gamba e vederlo lì dietro ci dà un po' di tranquillità. Senta, lei siete spesso accanto ad Andrea e Diego Della Valle, c'è entusiasmo in società, c'è voglia, credo, di continuare un percorso importante? Sì, anche se non è mai mancato, devo dire, anche nei momenti più difficili hanno saputo mantenere il clima giusto nella società. Abbiamo un ottimo allenatore e noi ci godiamo questo momento. Grazie. Il sindaco ha invitato Davide Astori qui in Palazzo Vecchio. Dopo Paolo Sosa potrebbero venire anche... Sì, perché no? Del resto abita qui dietro. È un nostro cittadino, è residente qui nel centro storico. E ovviamente Palazzo Vecchio è il palazzo di tutti. Lo è a maggior ragione dei nostri ragazzi. Forza, qual è la cosa che le piace di più di questa Fiorentina, al di là della classifica? A me piace molto lo spirito di squadra, il collettivo, perché penso che sia il punto su cui l'allenatore ha investito di più. È una squadra unita, affiatata, che si muove, come dire, all'unisono, come dovrebbe essere anche una squadra in qualunque altro settore, dalla politica all'impresa, e come un'orchestra in cui ogni strumento fa la propria parte ma suonano tutti in armonia, intonati, e quindi da musicista faccio complimenti a questa squadra come una bella orchestra. Sindaco, semplicemente una battuta, ha chiesto al presidente della Ferrari Marchionne di poter l'opzione portare la Formula 1 al Mugello? Beh, è un sogno. Quale sindaco di Firenze non coltiva il sogno di portare nell'autodromo del Mugello la Formula 1? Ma non voglio ovviamente mettere in difficoltà nessuno, e so bene che quali siano i limiti, quali siano gli ostacoli da superare, però coltivare un sogno non è un delitto. Sindaco, domani arriva Papa Francesco, come si prepara la città a questo evento storico? Beh, con grandissima emozione, tutto è pronto dal punto di vista organizzativo, logistico, ma la cosa che più conta è il grande momento storico dell'incontro tra una delle personalità più ascoltate nel mondo, se non la più ascoltata e riconosciuta nel mondo, e una delle città, per me, la città più bella del mondo. Un incontro che lascerà il segno e che lascerà un seme, mi auguro, non solo per i fiorentini ma per tutta l'umanità.